sono tutti capaci a costruirsi le esche a casa, nel proprio laboratorio, comodamente, con attrezzi, seghe, levigatrice a nastro e quant'altro. È per questo che oggi ho voluto sfidare me stesso per cercare di costruire l'esca direttamente qua al fiume. Per farlo ho con me tutto l'occorrente in questo zainetto. Tra l'altro, zainetto avventuriero, grande compagno di viaggio. Come prima cosa dobbiamo andare a cercare un pezzo di legno, perché senza quello non possiamo fare l'esca. Prima di andare a cercare il legno voglio ringraziarvi perché siamo arrivati a 40.000 iscritti. Veramente grazie di cuore. Per chi fosse nuovo, clicca sul tasto iscriviti, così arriviamo anche a 50.000. Yeah, alla ricerca! Non sarà facile per niente come missione, perché è molto umido qua sotto, quindi praticamente tutto il legno che sta per terra è completamente marcio. Attenzione! Questo potrebbe essere interessante. È marcio, eh? È un po' marcio, però un buon punto di partenza, teniamocelo. Sto raccogliendo un po' di pezzetti di legno e poi vediamo qual è il migliore. Tanto voglio fare un'esca molto piccola. Allora, mi sono portato giusto due attrezzetti. Praticamente manca solo la sega a nastro. Vabbè, iniziamo. Non fa schifissimo sto legno. Il legno è buono, non è male, però è durissimo. Non era male farlo a casa comunque. Ok, adesso praticamente abbiamo una sorta di blocchetto di legno da cui partire. È un po' storto, ora lo correggo un po', ma può andare già bene. 7 minuti e 20. Beh, però siamo a buon punto, dai. 7 minuti e 20 per fare questa cosa. Bene! Io farò la forma più classica possibile, da Minnow proprio. E ora gli do la forma con la raspa. Ok, abbiamo una forma iniziale, ora dobbiamo fare il taglio della paletta, mi sembra la cosa più saggia. Taglio paletta fatto. Rumore piacevolissimo. Sicuramente non la cosa più simmetrica che abbia mai fatto, però dai, più o meno. Qua c'è un cavità non voluta nel legno, si è spaccato. Quanto vorrei l'attivatore per colla. Dai, per essere fatta con un legnaccio trovato al fiume, neanche troppo male. Non dovevo andare così. Voilà. Maledico ogni istante di non essermi portato l'attivatore per la colla. Ma intanto facciamo la paletta. Va tutto molto bene. A parte questo pezzo qua che mi si è smostrato, il resto è tutto giusto. Sto usando la stessa segatura del nostro legno per riempire le cavità che abbiamo rovinato, che abbiamo scavato. Diamo una aggiustata anche qua davanti. Provo a metterci un po' di segatura a riempire. Dovrei fare un video in cui costruisco un'esca solo con la segatura, chissà come viene. Io propongo, intanto che aspettiamo che questo asciuga, se mangiamo la pizza, che dici? Quanto è buona la pizza? Una zampa. No, l'altra zampa. L'altra zampa. L'altra zampa. Straconfermata quella teoria che in qualunque momento della tua vita c'è sempre un gatto che ti osserva. E nello stesso momento c'è sempre una zora che rosica. Beh, oh dai, niente male. Cioè, per essere fatta qui con un pezzo di legno trovato, fa meno schifo di quello che mi aspettassi. Impermeabilizziamo.
Olè. Verniciamola. Mi sono portato 4 colori: argento, nero, rosso e bianco. Bianco sotto e nero sopra. Ora gli faccio una macchietta rossa. È pure simmetrica, incredibile. Ce ne ho fatte alcune a casa peggio di questa. Speriamo che la colla non sciolga il colore. L'argentato l'ho un po' cancellato, dai. Vi dirò, meglio di quello che credessi. Cioè, alla fine è abbastanza lucida, è impermeabilizzata. Lasciamola qua 10 minuti, intanto mettiamo a posto tutto e prepariamoci. Ma questo qua secondo te è il bastone di Zorro? Beh, è il momento anche di fare la fotocopertina. Sì, è solo per il clickbait. Non la userò veramente. Andiamo a vedere se nuota. Speriamo. Io direi che abbiamo speranza di catturarci qualcosa. Speriamo solo che i pesci vogliano mangiare. Vamos! Diamo il via alle danze. Primo lancio. C'ho come l'impressione che sarà un'impresa catturarci qualcosa. Ma quanto è alta l'acqua? Tanto. Tanto? Sì! Sì! Se non vedo pesci, fa un salto in cavetta, tanto sta a 2 minuti da qui. No raga, questa è la pozza migliore in assoluto. Se non mangiano qua, non so che inventarmi. Cioè, non mi è mai successo di venire qua e non vedere un pesce la prima volta. È assurdo. Comunque raga, la colla regge benissimo. Tranne in un punto si è un po' rovinata, però ho preso un sacco di sassi, ci può stare. C'è solo un modo per capire se è la giornata o se è l'esca. Lo spoon. Se non mangiano neanche su questo, è proprio la giornata che non va bene. Perché non mangiano neanche sullo spoon, c'è qualcosa che non va. Qui le pozze quelle buone, un mortorio oggi, non lo so perché. Andiamo un po' più a valle, c'è un'ultima pozza che voglio visitare. Anche se non hanno mangiato qua, secondo me non mangiano neanche là. Se non c'è niente neanche lì, ce ne andiamo una cavetta qua vicino. Andiamo. Niente raga, qua non si muove una mosca, andiamo a vedere alla cavetta. Svenca si è già avviato. Ok raga, non so chi ha visto già video miei, ma quell'attrezzo lì era completamente immerso nell'acqua. Completamente. Pesce. Microscopico pesce. Guardate che pesce. Go big or go home. Yeah. Assurdo. Vabbè, oh, abbiamo scappottato, incredibile. Alla gavetta disastrata. Ora cerchiamo qualcosa che assomiglia un po' di più a un pesce. Questa qua di pozza è pulitissima. Guardate che differenza. Cioè è grigia,
trasparente. E questa prima era completamente trasparente e le due pozze erano completamente collegate. Qui in mezzo ci pescavi senza problemi. Cioè, forse c'ho anche delle immagini di quando ci ho pescato. Vediamo se li trovo, ve le metto qua sopra. Assurdo. Qualcosa mi suggerisce che non ci sono più pesci qua dentro. Troppo bassa l'acqua, troppo limpida, troppo strano che non abbia visto manco un pesce. Secondo me sono morti tutti. Che tristezza, raga. Questo posto è veramente devastato. Ma non finisce ovviamente qua. Ci vediamo domani. Ciao! Ma che stai a fa? Che ne so, di solito faccio così e mi teletrasporto. Mi sei rotto. Da un po' un attimo. Ma che cazzo? Ma che cazzo? Non si dice! Boh. Bim! Stavolta ha funzionato, ci troviamo ai nuovi laghi Sabini, là c'è pure Davide. Saluta Davide! Ho cercato nei fiumi in zona, il fiume dove vado di solito è impraticabile per via delle piogge dei giorni scorsi, la cava non c'erano pesci, l'altro fiume dove vado di solito non c'erano pesci, quindi siamo qua, ai nuovi laghi dei Sabini, vediamo se riusciamo a prendere qualcosa, almeno qua, in pesca, vai! Bene, iniziamo dalle trote, poi ci spostiamo di là e ci sei basso. Prendo una cosa, ehi! Eccola, pure bellina mi sa, lo sai? No, forse è solo incazzata. Attenzione! Vabbè, abbiamo scappottato con le trotine. Me ne prendiamo un altro paio e poi andiamo là, mi pare, no? Ma quanto è figo sto laghetto! Ah, incredibile, poi dei pescioni. Qui l'acqua è sorgiva e quindi le trote sono incazzatissime. Anche le più piccole tirano come matte. Senti il colore di mentuccia, incredibile. Vabbè, abbiamo capito che l'esca, se ci stanno i pesci, funziona. È solo che, ragazzi, i fiumi dove vado di solito non so che cosa è successo. Eccola! Un disastro i fiumi dove vado, stavo dicendo. Se solo queste trote smettessero di distrarmi mentre cerco di parlare, guarda. Ah, si è slamata. Olè. Va bene, mi sposto all'altro laghetto dove ci sono Cavedani e Bass. E io spero in uno di questi due, onestamente, quindi... E c'è pure il sole. Non è male il sole, raga, fa un freddo della madonna. Qua solitamente qualche bassotto c'è. Comunque non vi ho parlato dell'attrezzatura che sto usando. Oggi ho la fantasticissima Daiwa Presso Black Edition. Sta canna mi ha accompagnato in veramente tante avventure, la adoro. E ci ho montato sopra il Legalis LT 2005, che vi ho già fatto vedere in un altro video. Mulinello clamoroso, leggerissimo. Andatevelo a guardare perché è veramente un gioiello. Questa spondina è veramente ottima, un'altra volta ce ne ho fatti tre. Pesce! Bello, raga! Pescione! Sì! Vieni qua, vieni qua, vieni qua! Madonna che mangiata che mi ha fatto! Sì. Oh mio Dio! Lo metto in acqua, vi faccio una bella foto. Bello vero, raga! Non riesci? Ciao, beautiful. E se no, che meraviglia. L'esca è stato un successo, direi. Ora il top, proprio il top per concludere questo video sarebbe prenderci un cavedano. Un Mr. Scappottini. Sarebbe proprio il sogno. Perfetto. Trittico, trota cavedano e bass. Sarebbe fantastico. E lo prenderò adesso. Tra 3, 2, 1... Quanto ci speravo. Pesce. No, sì, c'è ancora. Dai, 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 dai. Fa che un cavedano. Fa che un cavedano. Fa che un cavedano. Oh, sta venendo verso di me completamente. Sì, sì. Ho completato la missione. Sono commosso. Cioè, il bello è che un lancio fa ho detto dovrei prendere anche il cavedano. L'ho mangiata, eh? Bellissimo. E facciamo una foto a sto scappottini. Spettacolo, ragazzi. Sono troppo felice. E lo salutiamo. Ok. Grande, raga. Non ci posso credere. Comunque che magia i laghi dei Sabini, eh? Il catch and release costa 10 euro. Ovviamente obbligo di rilascio. E bisogna usare ami senza ardiglione. E se venite potete pescare sia a Trottaria che a Bass o a Cavedani. E credo che sia l'unico laghetto in cui potete pescare i cavedani. Io non ne conosco nessun altro con i cavedani che mangiano. Vabbè, continuiamo. Oh! Botta, ma non si è allamato. Eccolo. No! Raga, ma è uno scherzo. A un metro da me dove non ci arrivo, preciso. Cioè, attaccata per uno sputo proprio.
No, ho rotto. No, raga, non ci posso credere. Devo recuperarla assolutamente. Porca trota, mi stavo per far bagno. Che giorno. Ce l'ho. Non so come ho fatto. Allora, recuperata. Sì, recuperata. Che bello. Esce. Madonna, guarda che cadono. Che matti, raga. Mi metto un po' a spoon. Questa roba a vista. C'è un'emissione di trote in corso. Tocca per Tris, oh, manco solo io, dai. Forse se metto uno spoon c'ho più possibilità, potrebbe essere. Eccola! E allora? Lei è Tris. E chi se l'aspettava il trittico trota che vedano basso, è pazzesco. I laghi Sabini fanno miracoli. Iscrivetevi al canale, mettete un bel like e non perdiamoci di vista. Ciao!